media e fotografia. La fotografia perché è la base del progetto che serve a noi per riuscire un po' a finalizzare un po' tutto il nostro lavoro. La cosa particolare di 7000 miglia è che ha questo segno, che è il cambiamento. Cambiamento perché? Perché tutte le volte che noi programmiamo il viaggio abbiamo sempre in testa qualcosa di mirato, di particolare, e non succede quasi mai di riuscire a realizzarlo. Siamo a 5 che c'è la piao, prendiamo due di tutto. È il 25 luglio 2012 quando Silvio Gnaro Mondinelli, il collezionista degli 8000, parte dalla capanna Margherita, 4559 metri di quota, per unirsi al team 7000 miglia lontano. Ed è a Tolmezzo, ad una manciata di chilometri dalla frontiera con l'Austria, che ci riuniamo ai nostri passaporti, fermi fino all'ultimo per il visto dell'ambasciata pakistana a Roma. È l'inizio di un viaggio lungo 15000 chilometri. Un viaggio fatto di solidarietà e speranza e che ci porterà in Nepal a bordo di un pick-up che regaleremo all'ospedale di Maleko. L'obiettivo è anche raccogliere fondi a favore della scuola di Nanche Bazar. Scuola e ospedale sono il frutto dell'impegno dell'associazione Amici del Monte Rosa, ma soprattutto sono il simbolo della gratitudine del Gnaro verso la popolazione che ha reso possibile le sue imprese alpinistiche, la popolazione Sherpa. A Mosca, grazie alla consorella di uno dei nostri sponsor, facciamo controllare il nostro pick-up. Nel frattempo, ne approfittiamo per visitare l'ultima vera città europea del nostro viaggio. Dal tempo degli zar, la Russia è chiamata il granaio dell'Europa. Attraversarla in automobile ti dà la possibilità non solo di capire il perché, ma anche di viverlo, immersi per centinaia di chilometri nel luccicante colore dei suoi campi. L'ingresso in Kazakistan per il team 7000 miglia lontano è un momento magico. Finalmente il viaggio vero inizia. Da qui in poi tutto è nuovo, mai visto, entusiasmante. Il Kazakistan in particolare è una terra dal fascino unico. La sua desolazione, la mancanza di montagne, la linearità continua dell'orizzonte ci fa pensare a un paesaggio post-atomico. Del resto, in queste steppe venivano testate le bombe atomiche sovietiche.
Kazakistan è anche uno dei paesaggi più ricchi di materie prime al mondo, e questo lo si vede soprattutto entrando ad Astana, la capitale. Altro aspetto è sicuramente la sofferenza che prova nello stare nei posti chiusi, la sofferenza che prova nello stare in macchina, ma la stessa sofferenza che prova a passare qualche ora in albergo. È una persona che ha bisogno di muoversi, ha bisogno di sfogare la sua energia. Difficilmente lo si vede proprio rilassato e fermo, non riesce, non fa parte del suo carattere, deve per forza prendere in mano qualcosa, fare qualcosa, altrimenti lo si vede proprio sofferente. Pulire la jeep, lavarla con l'idropulitrice, smantellare i portapacchi, rifare i bagagli. Sono un uomo in movimento, stare 10-14 ore qua sulla jeep è... Anche se la compagnia è bella, mi annoia, mi stanco. È 3 giorni che non mi alleno più, è da Mosca che non mi alleno più. Fortunatamente domani faremo una tappa corta e riuscirò a fare un bel giretto di 3-4 ore. Mando le cartoline che verranno spedite da Kathmandu. Queste cartoline sono state comprate, che il ricavato di questi soldi vanno sempre alla nostra associazione Amici del Monte Rosa. Mi viene da ridere perché le prime cartoline le ho firmate nell'89, la prima spedizione all'Everest dalla Nord, e con quei soldi ci eravamo pagati un pezzettino della spedizione. Invece la storia seria è che nel Cioio, mi pare il 97 o il 96, con queste, ricavato di queste cartoline, avevamo cominciato la storia di costruire la scuola Nacebazar. Cosa che fa un po' arrabbiare, o meglio che un po' si invidia agli Aro, è sicuramente il fisico, perché un uomo a 54 anni ha un fisico perfetto e soprattutto una forma atletica assolutamente invidiabile. Le poche volte che mi sono permesso di seguirlo correre, è veramente stata una cosa incredibile, perché è un treno, parte, e poi dopo 5 minuti ormai non vedi più, e dopo un'ora insomma te lo ritrovi in camera tranquillo che fa la sua bella doccia, insomma. Invidiabile, a 54 anni è veramente invidiabile. Take you far away from
siamo almati, fortunatamente adesso si cominciano a vedere le montagne, anche fare allenamento fa un po' più fresco. La cosa bella è che sto correndo all'infuori di Mosca, sto correndo in tutti i paesi d'Europa, è una cosa strana perché non mi è mai successo. Peccato che il mio amico Dennis, un alpinista famoso in tutto il mondo, non sia qua oggi, è andato a Mosca a trovare la moglie. Era bello incontrarci, ecco, il popolo kazako, ci sono degli alpinisti molto forti, ma tutto, ha finito tutti i 14.800, Iden Zurucco e il compagno di Simone Moro, che anche lui ha finito tutti i 14.800. Finalmente ci sono le montagne, oggi partiamo per il confine cinese e comincia la vera avventura, perché fino adesso si può dire che abbiamo giocato, le strade sì, abbiamo trovato di brutte, abbastanza brutte, però da qua comincia il deserto e andremo a correre anche in Cina. È bastato avvicinarsi alla dogana con la Cina per accorgersi che tutto sarebbe cambiato. La gente, l'affollamento. È bastato superare la linea del confine per entrare in un mondo nuovo. Your name? My name is Martin. I primi due giorni in Cina li abbiamo passati a sbrigare pratiche burocratiche, soprattutto per far passare il mezzo di Vidian e Patti. Funzionari cinesi sostenevano fosse sovraccarico. Solo grazie alla tenacia di Spring, la nostra guida, siamo riusciti a venirne a capo, ma era solo l'inizio. Vi ricordate le 12 fatiche di Obelix e Asterix? Ecco, vedete che c'era quella della burocrazia. Più o meno siamo nelle stesse condizioni qui in Cina.
Sono 4 ore che siamo qua per fare 2 patenti e 2 assicurazioni. Vediamo, e non è ancora finito. Ci mettiamo in strada sulla Via della Seta. Quello che balza subito all'occhio è la perfezione dell'autostrada che stiamo percorrendo. Siamo a più di 2000 metri di altezza, in un paesaggio montano desolato. Ciononostante, tutto è in ordine. È altrettanto evidente, però, che per ricostruire non si è guardato in faccia nessuno. Questa moderna infrastruttura è infatti stata costruita sulle antiche piste dei carovanieri, andando a stravolgere la vita della popolazione locale. Stupendo, paesaggi, ma anche dove siamo passati, a parte le centrali atomiche, no? Il posto circondato da montagne di 6000 metri che vedi ghiacciaie, no, il posto è bello, peccato mi andrebbe a coppare i cinesi. Fuori da Urumqi, l'unica vera metropoli della Cina orientale, entriamo nella Wind Farm. Questa infinita distesa di torri eoliche è una vera boccata d'aria, indispensabile dopo l'esperienza delle centrali atomiche. Dove siamo, a dir la verità, non lo so. Però almeno dove c'è la neve non c'è la polvere. Qua siamo abbastanza vicini al deserto e c'ho i denti tutti pieni di sabbiolini. E poi invece c'è un nostro amico in macchina che rompe un po' le scatole perché come i bambini non abbiamo comprato la marmellata e allora è arrabbiato. Però insomma il viaggio sta andando bene. L'auto. I like it.
pazzesco. Da quando siamo entrati in Cina avremmo fatto quasi 2000 chilometri, ne abbiamo visto di tutti i colori. Qua nel deserto vediamo che ogni 10-15 chilometri c'è una casetta dove c'è un custode che vive qua dalla primavera fino all'autunno per mantenere un po' di verde intorno all'autostrada o strada che si può chiamare. È tutto un controsenso, quello che fa spavento è dove abbiamo attraversato la zona delle centrali nucleari, c'è una concentrazione pazzesca, un cielo che era quasi buio e quello che faceva ancora impressione è che c'erano case e grattacieli in mezzo a queste centrali nucleari. Very nice. The watermelon is very nice. Il deserto, con le dune di sabbia in stile africano, non è certo quello che ci si aspetta di trovare in Cina, men che meno di trovare una città come Kashgar. Qui la maggioranza della popolazione appartiene all'etnia Uiguri, di origine turcofona. La religione più diffusa è quella musulmana. Le donne iniziano ad essere velate. Spesso si vede il burqa. Fortunatamente, le meravigliose acconciature tradizionali uiguri resistono. Il quartiere dietro la moschea, quello con le case più vecchie, è stato devastato dal terremoto di 2 anni fa. La ricostruzione è lenta, ma ben fatta. Il governo cinese ha imposto rigide norme antisismiche anche per le abitazioni più povere e legate alla tradizione. Anche in questa regione, così lontana da Pechino e Shanghai, l'aria di ottimismo, la voglia di fare e di migliorarsi è percepibile in ogni dettaglio. È la Cina del nuovo millennio. The echoes of my voice. Siamo sulla Karakorum Way, tra un po' scoliniamo, andiamo in Pakistan. Wow, la terra degli 8005, K2, Bro P, i due Gasherbrum e Nanga Parbat. Wow, li ho fatti, eh? E li hai fatti, Giuliano? No, li ho fatti. E vedi? Li ho fatti in macchina, ecco. Ho fatto la Karakorum Way. No, a parte gli scherzi, siamo in un posto stupendo. Guarda che figata arrampicare lì, guarda che buchi. Ma che roba lì.
Bello. Siamo a 3000 metri di quota tra la Cina e il Pakistan. I cinesi anche a questa altitudine non smettono di lavorare. Sono curioso di vedere come cambierà il paesaggio dalla parte pakistana. Karakoram Highways, you know, started from Kashgar, ended up in Pakistan. Total distance is over 1,300 km and 540 km in China side and other parts in Pakistani side. So this road is called Friendship Road by Chinese and Pakistani government, and called Karakoram Highway by the foreigners, Western people, just because this road is crossed over the Karakoram mountain range, all right? And so they began to construct this road in the 1960s, and they completed in 1980, after 20 years of hard work. For building up this road for 1,300 kilometers, something like 910 construction workers lost their lives because of landslides and falls. Why do we say highway? Is that just, you know, it's the high altitude base, so that's why we say Karakoram Highway. And this is the rare highland paved international road in the world. Ritrovato, ripassando agli stessi posti di 3 anni fa, mi sono trovato un lago e la sorpresa è stata enorme, anche perché di fronte al lago c'era queste pareti di sabbia, di sale, bellissime. Mi ricordo ancora le fotografie fatte 3 anni fa con questa vallata, queste burka sotto vicino a questa vallata, e adesso non ci sono più, c'è il lago. Grandissime emozioni, paesaggi mozzafiato, ma la cosa più divertente è stare in macchina col cognaro Mondinelli. Ogni angolino, ogni sprazzo, ogni veduta è motivo di commento. Vorrei andarti lì, ti immagini che bello salire. Insomma, è come stare in un negozio di giocattoli con un bambino che deve fare la lista dei regali di Natale. Ma chi si dica con la Jeep, puk, eh? Di sotto. Plac, metti sugli sci e come andare fuori via. Siamo più o meno a quota 3.000-3.300 all'incirca. È andato a correre, c'è una temperatura intorno ai 10 gradi, penso, forse anche qualcosa in meno. Invece che fare l'ultima fase di addominali, stretching vari in camera dove fa un po' più caldina, qui a 8 gradi in pantaloncini e maglietta. Se poi domani è ammalato o stanotte rompe le scatole perché non sta bene, domani mattina succede il patatrac. Siamo a Tashkorgan, l'ultima città cinese prima dell'ingresso in Pakistan. Alle porte di Tashkorgan ieri sera abbiamo trovato un gruppo di ragazzi inglesi che si muovevano in bicicletta a queste quote. È stato davvero divertente l'incontro. Oggi in Dogana incontriamo un gruppo di 3 ragazzi finlandesi, ma hanno una media di 22 anni, sono giovanissimi. La cosa divertente è che il loro punto di arrivo è Kathmandu, esattamente dove stiamo andando noi, quindi probabilmente è un pezzo di strada da cui poi la faremo assieme. Troviamo una cosa molto divertente. Le marmotte, ma non ci sono bene! Bye.
avete visto al filmato di prima, sono ancora in forma. Ho fatto di nuovo il Kultjar Pass di corsa come tra l'altro. People can say that Pakistan is a very dangerous country. The people are very dangerous. There are terrorists. The people are very peaceful in the northern areas of Pakistan. La parte pakistana della Karakoram Highway è completamente diversa dalla parte cinese. Le asperità della discesa, unite all'arretratezza del Pakistan nel realizzare le infrastrutture, rendono la strada un vero inferno. A discolpa dei pakistani, va detto che da queste parti la natura non fa certo sconti. Ce ne accorgiamo quando tutto a un tratto la strada finisce. Déjà vu? No, questa è una novità anche per me, cavolo, è stata una sorpresa vedere questa cosa qua, è bellissima, allucinante, mi piace. Bondi, sei il nostro capitano, vai! Quando la barca deve affondare è colpa mia, già decido di andare io, Guarda, ragazzi, su Everest! Carrabile al mondo, noi lo facciamo in barchetta. I will let you a story, tell you a story about this Ahmedabad epidemic lake disaster in 2010. In 2010, yes, on the 4th of January. Yes. Sudden, accident in Ahmedabad. The whole mountain erupted with the other Karakoram highway side, and it blocked the whole Hunza River. And there were many about thousand acres of land with houses, fruit orchard, gardens, fields, all sunk in the water. And there's a big Chinese bridge also, and it may become about 18 kilometers long lake, and in summer the length of the lake is 24 kilometers from Usani to Ahmedabad. So this brought a big disaster in the valley of Hunza. So the people had many problems, and now those people, they are getting the help from our international NGOs and from China and from our community. So they are now
they have settled in the different places in Karimabad, in Aliabad, in Husseinabad, down lower Hunza. And many people, they moved from Hunza to Rawalpindi, in the new city, and Karachi. So they are passing their, you know, life like this. Per noi è stata un'avventura, per questa povera gente è la vita quotidiana. Dopo aver attraversato l'Hunza Lake, arriviamo in albergo a Karimabad. Qui Hussein, la nostra guida, ci comunica che la strada per l'Islamabad è chiusa a causa di un attacco terroristico ai danni della popolazione sciita. A Gilgit, 100 km da noi, 21 persone sono state fatte scendere dagli autobus su cui viaggiavano dopo la preghiera in moschea e giustiziate. Qualche preoccupazione il nostro ingresso in Pakistan comincia a darcela. Tutto il team era estremamente galvanizzato dall'idea di affrontare queste splendide montagne e riuscire a fare un trekking come si deve con il Gnaro, e invece le cose sono andate diversamente, perché fortuna o sfortuna, bisogna vedere da che parte la si prende, la strada si è liberata, proteste a seguito dell'attentato sono rientrate, quindi ne approfittiamo per avvicinarci a Islamabad. È meglio farlo subito, perché domani non sappiamo se la strada sarà ancora libera. Certo, è un peccato, il trekking col Gnaro era una cosa che volevamo mettere nel libro delle cose fatte in questo viaggio. Speriamo che ci sia un'altra occasione. Vediamo il K2 anche. Prima è a Scardo. Vedi che si unisce il coso verso il fiume, quello lì è quello che arriva dal K2, Scardo così. Sì, ma qua sopra c'è un coso enorme, magari passa l'aereo fra un po'. E quello là in fondo è il Nanga Parbat. È l'unico 8000 tutto in Pakistan. Che bello, perché... Hai visto che sembra boiaca al fiume? Eh? Nanga Parbat, 2005. Quando l'hai fatto? Nel 2005 mi pare. Sì, o nel 2006, chi si ricorda? No, nel 2005 l'ho fatto. Oh, bro. No, no. Luma, altrimenti mi viene la malinconia, la nostalgia. Cripio. Chiaramente scalare le montagne come fa Gnaro è sicuramente per lui un hobby, è sicuramente uno sport che ama, è sicuramente anche un lavoro che gli permette comunque di poter aiutare la sua famiglia, di poter aiutare i suoi figli. Lui come i suoi sherpa, come i suoi portatori, alla fine affrontano questo sport anche pensando alla propria famiglia, al modo di poter sostenere i propri figli e i propri cari. Per esempio, se vai al K2, hai due gas, il Bro Peak, fai Islamabad e Skardu in aereo, quanto si può volare, altrimenti la fai in macchina. Poi da Skardu a proseguire verso il ghiacciaio del Baltoro c'è ancora un pezzo fino a, adesso non mi viene il nome, dopo mi viene in mente, va
fai in jeep e poi fai 5-6 giorni secondo dove vai a piedi con tutti i portatori, ma noi abbiamo uno zainetto, quello, i poveri diavoli sono i portatori perché qua portano circa sui 27 kg a testa, invece mentre in Nepal i portatori che portano il materiale campi base ne portano anche 40 di kg. Giustamente in Pakistan esiste un sindacato dei portatori dove hanno fatto delle leggi e mi sembra giusto rispettarle, anche perché portare 27 kg per 6 o 7 ore al giorno insomma diventano pesanti. La cosa forse bella è che la mentalità degli alpinisti è cambiata, cioè prima trattavano, non dico la parola perché non è corretta, come gli schiavi, però insomma ne approfittavano. Adesso fortunatamente ci sono anche delle leggi che li tutelano e questo mi sembra giusto. I due sherpa ad alta quota sono sempre quelli, sono due fratelli e uno come è un mio amico da tanti anni e abbiamo un rapporto di amicizia particolare, paghiamo gli studi per la sua figlia e il suo bambino, è una persona molto, molto dolce, credo che sia un bravo sherpa. Quest'anno mi sa che è stato il K2, non sono sicuro, però insomma ha fatto 9 volte l'Everest, no, è fortissimo, ha fatto un sacco di 8000. L'anno scorso per esempio è stato sul Manaslu assieme a me, era felicissimo perché era la prima volta che andava in cima al Manaslu, anche loro cominciano a voler collezionare gli 8000 e mi sembra corretto, insomma anche loro cercano di andare con certe spedizioni dove si è già fatto una montagna piuttosto che una che ne hanno fatto l'altra, preferiscono andare dove non sono mai stati, che così magari lo mettono anche loro nel curriculum, cresce anche loro. Allora stiamo facendo il toto scommesse, ce la facciamo? È dura. Forse no. Sì, le probabilità sono molto molto basse. Perché guida il Giuliano? No, per i talebani, per la guida di Giuliano. Perché secondo me arriviamo a Islamabad. Per fortuna non scatta come guida, perché se no. Sentite ragazzi, potrebbe essere l'ultima notte. Volete che mettiamo un separaio così ci date dentro? Sai che quando ho paura mi sono solo cazzata la gente. L'esperienza è carina però. Guarda, cerchiamo al meglio. Io la letterina dell'albero di Natale dell'anno scorso era: vorrei fare una notte sperando che mi sparino nel c***o dalle pani. Io una cosa seria, speriamo che Giuliano non arrivi con... Madonna, questi sono i veri talebani. Ha dei lacchi. Mao, non sta neanche attaccando, vedi? Mao, allora, Ignaro ha detto che se dovesse succedere qualcosa di brutto, le sue scarpette da jogging vanno a Paolo, perché in queste settimane insieme ha dimostrato di essere il più valente dei suoi successori. Mentre Giuliano mi ha detto che la macchina fotografica se la vuole portare nella tomba. Io e Gnaro invece abbiamo deciso di non morire, perché abbiamo fatto una promessa ai nostri figli. Siamo immortali. Sì, ma dormivamo perché eravamo sicuri. No, di giorno e di notte. E cosa cambia oggi? Niente, è solito come le altre volte. Polizia, militari dappertutto, polvere. Insomma, questa è... che vogliono correre, tanto arrivano in Islamabad 10 minuti prima. Quindi questa è la vita alpinista? No,
la vita da questa gente, poveretti, che non hanno la bomba atomica e poi non guarda come sono concerti. Il nostro Hussein, la guida, ha insistito per fermarci. Biscotti e qualcosa da bere. Sembrava dovessimo scendere per cenare, per fare una cosa con calma, invece è stato fuori che solo una persona può scendere. Siamo intrappolati qui mentre tutti ci guardano, mentre tutti ci guardano come se noi fossimo dei pesci in un acquario. Ecco, vedete come scanappano. Yes. Rider, com'è andata? Sinceramente è andata molto bene. Ah, per forza, io! Oh, io vi devo aspettare, non venivate avanti. Tornano indietro. Andate male. Islamabad è la capitale diplomatica del Pakistan. Qui tutto è in ordine e tutto è pulito. Dà l'impressione di essere un luogo di villeggiatura sul Mediterraneo. È la facciata dietro cui il Pakistan nasconde i suoi problemi. Per riuscire anche solo ad intuirli, ci facciamo aiutare da Simona, un'italiana che lavora in Pakistan per le Nazioni Unite. Grazie a lei, riusciamo ad entrare nel giro degli internazionali e farci raccontare qualcosa in più su questa gente. Da un lato sinceramente cordiale e amichevole, dall'altro smisuratamente violenta. Nel corso di questi 5 anni abbiamo visto molte cose, attraversato molti diversi cambiamenti in questo paese, ma questo quadro di Iqbal Hussein, che è un artista di Lahore, che è il figlio di una prostituta della zona del distretto rosso, del distretto di Lahore, proprio nel centro della città, rappresenta proprio una raffigurazione di una donna molto aperta, anche fisicamente e anche molto... molto forte come donna, no? Che si presenta, che non ha bisogno di nascondersi con questi veli, con altre. E secondo me questo rappresenta il fatto che in realtà la figura che abbiamo del Pakistan adesso, che è una figura nella quale, un'immagine nella quale pensi di un Pakistan con donne coperte, con donne private di uno spazio dove possono intervenire, agire, è in realtà una concezione molto molto recente del Pakistan. E infatti direi che è una concezione del Pakistan che è iniziata nella fine degli anni del 70, nel 79 infatti, e i grandi cambiamenti sono successi proprio con Ali Bhutto e poi con Zia-ul-Haq, il generale, che hanno portato la religione all'interno di tutte le sfere pubbliche del Pakistan, incluso poi anche quella militare, che poi ha determinato naturalmente i grandi cambiamenti, ma dove donne negli anni 70, negli anni 60-70 Lahore giravano in bicicletta. Guarda, noi in questo momento stiamo lavorando tanto nel Punjab e nel Sindh, che sono le zone che nel 2010 e nel 2011 sono state
colpita dalle alluvioni devastanti come non si ricordava da centinaia di anni. Nonostante abbiano perso tutto, abbiano perso le case, abbiano perso il bestiame, abbiano perso i raccolti, quello che ci chiedono di trasmettere all'Europa è: per favore dite che non siamo terroristi, dite che il nostro popolo è un popolo ospitale, pacifico, e che siamo vittime due volte del terrorismo, una volta perché ci colpisce, una volta perché siamo discriminati. Welcome to India, il cartello che ci ha accolti appena fuori dalla frontiera dopo ben 3 ore di cartacce e scartoffie per una fesseria legata a un telefono satellitare che hanno promesso ci spediranno alla frontiera d'uscita. Ignaro si è ripromesso di ucciderne 3 o 4, poi fortunatamente è intervenuto il muto che parla un perfetto inglese agnolotto e si sono intesi. Per fortuna c'era Ignaro che sapeva correttamente l'inglese e il muto. Si sono trovati e hanno risolto il problema. Parlavate lo stesso inglese? Sì. Brigadiere? Più brigadiere? No, lui lo parlava meglio. Ciao. Sì. Qua, che questa che è un po' la tua seconda casa, come ti senti adesso che potrai portare il turbante senza che nessuno ti prenda in giro? È imbecille. Quella guerra. Marketing entrati in Pakistan. Ignaro era contento perché era tornato un po' alle origini, alle sue montagne. Entriamo in India, in una zona industriale artigianale, iniziano a vedersi i torni, le macchine utensili. Giuliano, è un po' un ritorno al tuo passato? Sinceramente posti di questo tipo se ne vedono pochi in India, più rurale e più alla fine gestiti in un'altra maniera. Qua ti trovi in questa cittadina e sembra di essere a mezzanotte nel periodo d'oro delle officine sotto casa. E sono entrato in un'officina e questo padroncino, la prima cosa che ha fatto, ha scoperto il suo tornio. See you.
Bolvaragan. What's your name? Bolvaragan. Deepak. 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 Il ragazzo si chiama Deepak. And what are you going? Apna Bathinda. 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 Ma on the temple? Punjab. Punjab. And what do you do? Naina Devi Maji ke. Darshan karne gaye cycle pe. E vado su in bici, penso in pellegrinaggio a pregare. Lasciata Dharamsala ci siamo inoltrati per delle strade molto piacevoli, strade di montagna. Sfortunatamente ci siamo persi e soltanto grazie alla esperienza e al fiuto per la montagna. È stato solo grazie all'intuito del Paulin. Lasciato Dharamsala ci siamo inoltrati per le montagne del nord dell'India e ci siamo persi. Dove siamo? A Ambr. È lontano. Che c'abbia il culo, Peppe, siamo in giro in due mani. Aspetta. Ma l'ultimo incontro è sbagliato lì. Era lungo. Era un po' lungo. Fa parte del suspense. Silvio, com'è andata? Cosa, si spera, posso avere sempre fretta, che tanto. Ma che c***o, quando andate avanti voi nessuno vi dice una c***a. Non ne capisco. C'è sempre dietro l'altro quando andiamo noi. No, sono sempre davanti anche avanti quando guidano gli altri, quindi... Dai, arrabbiatevi, più pathos che tiriamo sulla via. Avete dato un cassoccio, Tanto non c'è neanche soddisfazione, posso ribadire, dice dammene due. Vedrai che uno riesce a tirarlo fuori, Mangia il passito! Voglio vederti, due me le capo, uno glielo corro! Guarda che ti cambiano i colori, Ah, perché ti cambiano i colori? E cosa risponderesti se ti dicessi che Giuliano Radici da dietro fa delle smorfie indispettite? Giuliano è da Duca Socia, quando vado a casa metto su la maggio delle macchine, no? Sozzoni animali, arriva l'altro. Buongiorno, scusami, vorrei farti notare è sufficiente per oggi. Oh Paolo, dimmi un po' i ruoli di questo team. Nel team ognuno ha il proprio ruolo, io sono il driver e il supporto fotografico a Giuliano è il fotografo, Nicola è il video operatore e Ignaro, giustamente si chiama Ignaro, quindi ragazzo di bottega, ragazzo di fatica. Mi do due schiaffoni, mica ragazzo di bottega. È quello che ha detto alla pulizia dello steed, insomma. Uncioni li chiamerò. Uncioni. Dal verbo unciare. We'll be right back.
Hariwar, nel nord dell'India, è una delle quattro città dove si tiene il Kumbh Mela, il grande raduno induista che si svolge con cadenza triennale. Una manifestazione che nel 2001 riuscì a portare sulle rive del Gange in questa regione circa 60 milioni di persone. Anche lontani dal Kumbh Mela, il fascino di questo posto e del suo fiume rimane invariato, come del resto l'affluenza delle persone, sempre altissima. C'è chi prega, chi fa la sua cerimonia, chi viene come me come turista e chi invece raccoglie i soldi, che anche quello è... Forse mi sembra anche giusto, insomma, recuperare i soldi che buttano via, no, che buttano, che mettono nel fiume per magari dire una preghiera o qualcosa. È impressionante come fanno a raccogliere in quella, nel Gange, con lo sporco che c'è, che non vedono niente, però non so. È proprio un uomo disciplinato in tutte le cose che fa, la mattina quando va a correre, quando torna e mette tutto in ordine, insomma. Penso che il dover scalare tutti gli 8.000, il dover vivere una vita per la montagna l'abbia un po' portato a essere così disciplinato, diversamente probabilmente non sarebbe potuto arrivare alle vite che ha raggiunto. Chilometri da, che differenza che abbiamo avuto dall'India qua, là è tutto sporco, e qua è povero, però mi sembra tutto un altro mondo, più verde, più pulito, la gente, non lo so, sto meglio qua. Lungo la strada verso Kathmandu, in Nepal, nella parte occidentale,
abbiamo attraversato un ponte che ci ha lasciato stupiti. Infatti dava su un fiume tutto puntellato da trattorini. Mi sono infilato su uno di questi, guidato da Sim, non era molto convinto nel darmi un passaggio, e sono riuscito a scendere giù nella piccola vallata. È interessante vedere come, a seconda della persona, del maschio, uomo, donna, piccolo, grande, c'è un ruolo di diverso per setacciare questo fiume e ottenere sassi, pietre, probabilmente per farne della ghiaia ad uso edilizio. È un lavoro massacrante da quello che vedo. Ieri sera alle 9 in Nepal, dall'India, dal versante ovest. Guarda che parole che dico oggi, sono emozionato. Abbiamo attraversato questa mattina o questa notte due parchi molto belli, io uno l'avevo già passato, e stiamo facendo la strada che ci porta a Pokhara. Emozioni tante, prima di tutto perché ritorno in Nepal e poi perché sono col team di 7000 miglia, quattro ragazzi spensierati, a parte io e Giuliano che siamo ormai i nonni. Ci siamo divertiti, siamo quasi alla fine e cosa possiamo dire? Possiamo dire che non abbiamo mai litigato, abbiamo sopportato soprattutto il Paolin, però vabbè dai, quello ci sta anche bene, un mese di sopportazione va bene, due no però. Come avete visto c'è tanto verde, c'è ancora la coda del monsone, fra pochi giorni, una decina di giorni dovrebbe finire tutto acqua. Avete visto questa mattina nel parco, era un posto stupendo, una strada bellissima e soprattutto il paesaggio non era rovinato da obrobri, c'erano le case col tetto in paglia, i contadini con le loro mucche, il bufalo, il maialino, le pecore, avete visto però che avevano tutti un bel sorriso e tutti ci salutavano. Niente, abbiamo dormito su una panchina dove i ragazzi al mattino aspettano ad andare a scuola, aspettano il bus, però anche questo è avventura, anche questo è Nepal e anche questo è 7000 miglia. Bello il Nepal, eh! Perché fra quattro giorni non mi vedo più. Non vi vedo più! Quanto ci vuole da qui a Maleku? Non lo so, dir la verità, ci vorranno due ore. Dici che ci mancherà lo Steve? Lo Steve sì, voi no. Smile,
potremmo intitolarlo 7000 miglia con una macchina da 5 euro. No, 5 euro 10 anni fa, adesso costa di più. Anche... Ma dove l'avevi presa quella rumetta lì? Devi ordinarla in America o... Che sa che... Adesso ci sono, no. Io questa quella l'ho ordinata. Mi sembra quella che usa mio figlio, da piccolino che vedevi dentro la Torre di Pisa, il Colosseo. L'emozione sembra di ritornare quando siamo tornati dall'India l'altra volta e cambia solo il paese, l'altra volta dall'India a Brescia, stavolta da Brescia a Malekul. Sono stati bravissimi anche all'accoglienza, bella. Grazie Malekul. L'ospedale è anche più bello di come me lo immaginavo. È bello vedere che c'è qualcosa di concreto dietro tutte le fatiche di chilometri e grazie a tutti per l'accoglienza. Molto contenti, vi abbiamo aspettato proprio con intrepidante attesa e siamo veramente felici. Vi aspettavano anche i locali perché abbiamo deciso per oggi di fare un campus gratuito per le donne e per i bambini. Così abbiamo unito la nostra festa a una loro festa. Basta macchina, basta chilometri e finalmente un po' di riposo. Torni la bicicletta? Tornerò con la mia bicicletta. No, eravamo preoccupati che la problema della Cina, Pakistan, India, no? Che siete qua e siamo molto contenti. Allora, auguri e le ringrazio. No, c'è la sala per fare i raggi, poi lì c'è la farmacia che non c'è più la farmacia. No, la farmacia è di qui. E qua sempre dottori, e di lì sempre ricoveri, qua la sala analisi. E qui la filosofia è quella di venire dal villaggio, prendere la cura ma tornare a casa loro. Non vogliono, non amano rimanere al di fuori del loro contesto familiare. E questo qua è proprio veramente tenuta benissimo. Questo è l'unico ospedale di Malekul, sì, esiste l'ospedale di distretto che è a circa 31 km nell'altra valle, con una strada difficilmente praticabile, anche se è tenuta bene, ma è molto a curve, quindi richiede piuttosto tempi lunghi per essere raggiunta, e devo dirti che lo standard è più basso di questo. Sei mai stata coperta così di fiori? No, nella vita mai.
viaggio si è concluso rispettando perfettamente i tempi che ci eravamo dati. Così prima del volo di rientro abbiamo un paio di giorni per poter far finalmente i turisti e visitare una delle città più affascinanti al mondo, Kathmandu. Siamo qua alla Choyu Trekking, dove partono tutti i trek e le spedizioni. Sono qua con Nuru, il mio amico Sherpa, che ha fatto 10 volte l'Everest. I ragazzi che lavorano per la Choyu Trekking, da qua si organizza tutta la spedizione. Da qua è nata l'idea anche della scuola, dell'ospedale, assieme a Dopo Pascariello e tutti i ragazzi della ONUS, amici del Monte Rosa. E niente, ho finito un'avventura, ne comincio un'altra. I ragazzi domani mattina partono dal campo base del Manaslu e io aspetto i ragazzi che sono assieme a me e fra 4-5 giorni partiamo. Ci vediamo in Italia.